tutti, bentornati sul mio canale. Oggi facciamo un altro haul da Shein. Non vedevo l'ora che mi arrivassero questi pacchetti. Sono più di uno perché me li hanno spediti divisi in due buste e ci sono un sacco di cose, quindi non vedo l'ora di mostrarveli. Ho due aggiornamenti da darvi. Allora, il primo è che ho fatto la cheratina, ve ne parlerò in un prossimo video, e ho anche fatto la tinta, quindi se mi vedete più scura è per quello. E poi ho aperto una pagina di Vinted dove ho messo alcuni capi che avevo preso anche su Shein un po' di tempo fa, l'anno scorso, che probabilmente avete anche visto nei video se mi seguite da un po'. E quindi, siccome sono capi che praticamente non ho mai indossato e non aveva senso lasciarli lì, li ho messi su Vinted. Quindi se vi può interessare vi lascio il link della mia pagina, così potete dare un'occhiata. Mi è sembrata veramente un'app ben fatta, molto semplice da utilizzare, immediata, non dovete fare praticamente nulla, la spedizione ve la calcola in automatico, quindi è stato velocissimo. Ho fatto le foto ai capi e li ho caricati, perciò se ancora non l'avete scaricata vi consiglio di farlo perché è veramente molto interessante. E magari se avete qualche capo che purtroppo non avete mai indossato, che ha ancora il cartellino, cosa che succede spesso, perlomeno a me ogni tanto succede, vi consiglio di andarla a vedere e di provarla. Allora, direi di partire subito. Spero che la luce regga perché il tempo fa schifo, però c'è abbastanza luce fuori, quindi spero che non vada via e riusciate a vedere bene. Parto subito con un capo che ho già usato perché ho aperto il pacchetto, l'ho visto, ero troppo curiosa, lo volevo provare tantissimo e tra l'altro mi è servito, quindi mi è piaciuto, già ve lo dico. Ed è un paio di pantaloni, questi, adesso ovviamente li ho ristropicciati, quindi li vedrete un po' stropicciati, dei pantaloni a vita alta, diciamo che arrivano alla caviglia, tutti stretti, che però hanno un tessuto che non è proprio elasticizzato. Allora, vi faccio vedere un pochino più da vicino. Qui praticamente hanno un tessuto spesso che è leggermente elasticizzato, ma non è elasticizzato in vita. Infatti ho guardato tutte le recensioni che c'erano sotto per capire che taglia prendere, ho preso la più piccola, cioè l'XS, e comunque mi sta leggermente larga perché appunto, non essendo elasticizzati, rimangono morbidi addosso, però sono anche comodi. La vita per me è giusta perché comunque è una vita molto alta, quindi se fosse stata più stretta probabilmente seduta non avrei respirato, invece così è perfetta. Però la gamba sta molto bene, ma fa qualche piega, quindi vabbè, adesso ve li farò vedere indossati così avrete un'idea. È leggermente ruvidino, ma non è un ruvido che dà fastidio, nel senso che è un tessuto che all'interno ha la trama che ha anche fuori, quindi sentite il tessuto, però è un tessuto morbido. Ve lo consiglio, tra l'altro anche su tutte le recensioni che c'erano sotto c'erano un sacco di commenti positivi, tutti li hanno adorati, quindi io li ho voluti prendere, effettivamente mi sono piaciuti molto, perciò adesso ve li faccio vedere indossati. Allora, eccoli qui. Questi sono i pantaloni, come vi dicevo sono stretti, però vedete che fanno tutte queste pieghette che comunque non mi disturbano. Sono a vita alta e dietro lo stesso sono belli alti. La fascia in vita non è elastica, quindi deve essere proprio giusta, quindi guardate che la vostra taglia sia quella che c'è scritta nelle misure sotto, ovviamente nella descrizione delle taglie. E ha la cernierina di fianco per chiuderlo, con anche il gancetto se volete. Quindi cioè, veramente sono bellissimi, mi piacciono un sacco. Ditemi se piacciono anche a voi, ma a me piacciono tantissimo, perché io non ho nessun paio di pantaloni così, con questo effetto, cioè, che non siano jeans, che non siano pantaloni neri, insomma, che abbiano una fantasia, una trama, non ne ho. E questi mi piacciono un sacco, sono veramente contenta. Se volete sapere dove ho preso questa camicia, è di H&M, e la trovate in uno degli ultimi haul, l'ho presa lì, è molto carina. E appunto io l'abbinerei così, quindi ve l'ho mostrata proprio con l'outfit. Poi ho preso una felpa crop, perché nello scorso video di Shein avevo provato a prendere una felpa crop con la tasca davanti, che non mi piaceva perché non era cucita molto bene. Ho provato a prenderne un altro modello, che tra l'altro mi è arrivato nella busta di Romwe, quindi vabbè, è di Romwe. Allora, l'ho aperta anche questa perché erano tutte e due nel primo pacchetto e quindi le ho aperte. E in realtà non è assolutamente uguale alla foto, secondo me, perché è cortissima. Cioè, guardate dov'è il collo e dov'è la parte stretta che sta in vita. Cioè, non sta in vita, sta praticamente subito sotto il seno, quindi è corta, ma corta, non è un crop come l'altra che avevo preso. Dalla foto mi sembrava più lunga. Tra l'altro ha la manica larga così. Il tessuto è molto morbido, molto felpato, il cappuccio è doppio, cioè veramente molto calda, però il problema è che è molto corta, cioè praticamente è quasi inutile perché è cortissima. Quindi adesso ve la mostro, queste sono le uniche due cose che avevo guardato già perché appunto erano arrivate insieme nel primo pacchetto e quindi le ho aperte, ma
è cortissima, non è assolutamente come me l'aspettavo, perché nella foto mi sembrava più lunga, e ho preso tra l'altro la taglia M perché la volevo un po' più larga e un po' più lunga. È cortissima, quindi mi immagino la taglia più piccola, che potrebbe essere proprio minuscola. Allora, questa è la felpa. Come vi dicevo, è estremamente corta, cioè vedete dove arrivano i pantaloni che già sono alti? È cortissima. Ma quello che non mi fa impazzire è che proprio è molto larga. Cioè forse perché è un modello che fatto così corto non calza benissimo. Non è brutta, però non è neanche come la immaginavo. Cioè vedendola dalla foto mi aspettavo qualcosa di un po' più lunghetto e un po' più fit. Non so. Non è male, è molto calda, però se devo avere una felpa così corta che neanche con dei pantaloni così alti riesco a coprire la pancia, il caldo non me lo tiene, perché poi mi prende un colpo secondo me. Poi io soffro tantissimo il freddo, sono molto freddolosa, quindi per me, cioè, se una cosa è calda deve essere anche funzionale. Quindi sì, se vi piacciono le cose molto corte ve la consiglio, perché è estremamente calda come tessuto, è fatta bene, è calda, è morbida e tutto quanto. Però a me questa lunghezza personalmente non serve niente. Poi ho ordinato due capi che in realtà sono per mia mamma, perché li voleva lei, però secondo me potrei prenderli anche per me. Mi attiravano molto sul sito, quindi li ho presi, però appunto sono in dubbio perché potrei prenderli anch'io. Adesso vi faccio vedere. Io ho preso un vestito, ho preso una S di questo vestito così, a pallini, con la manichina svolazzante, la vita stretta e questa balza in fondo. È lungo, diciamo un vestito midi. È così, un pochino arricciato, ma molto leggero, anche se trasparente secondo me non sarà trasparente, anche perché nella gonna c'è uno strato sotto, quindi non dovrebbe avere problemi, e ha il fiocchetto in vita che non serve per stringere, soltanto così come decorazione. Però è veramente carino, cioè non, dalla foto in realtà non si capiva neanche che fosse così carino, era un po' titubante, però il modello mi piaceva. Adesso che lo vedo e che sento il tessuto mi piace tantissimo, quindi lo proverò, ve lo faccio vedere. Io questo vestito neanche glielo vorrei dare a mia mamma. Guardate quanto è carino. Allora, innanzitutto c'è una cerniera qui, non l'avevo vista, infatti stavo cercando una cerniera perché non è elasticizzato e non sapevo come infilarlo, ho detto tanto ci sarà, non si vede, quindi è fatto estremamente bene, c'è una cernierina qui che arriva fino a giù, questo qui lo potete regolare come volete, così potete stringere bene, ed è bellissimo, è veramente bellissimo, non credevo. Le manichine sono così super morbide, non è trasparente, è comodissimo, cioè veramente sono troppo felice, è stupendo. Tra l'altro questo colore non pensavo, però mi piace. Di solito non è un colore che mi fa impazzire addosso, perché appunto è un arancione, non mi sta benissimo, però devo dire che non è neanche male. Poi questo qui magari con un filo di abbronzatura sta anche meglio. Adorabile, ve lo consiglio proprio assolutamente. Allora, volevo prendere un paio di pantaloni di questo tipo che adesso vi faccio vedere. Ero nel mood dei pantaloni quando ho fatto quest'ordine, quindi ho preso anche questi. Sono dei pantaloni un po' dal taglio elegante, hanno praticamente la gamba ampia, sono diciamo molto ampi con la vita stretta, dovrebbero avere la vita alta. Adesso io non so se ci ho preso con la taglia, perché ho preso una 34, un XS, anche se così a occhio mi sembrano forse larghi. Hanno davanti la tasca, come vedete, e queste pieghettine qui, veramente sono molto molto ben fatti, e poi hanno il gancetto per chiuderli e la cerniera. Quindi niente, mi piacevano tanto, sono veramente interessanti, e hanno sul retro le pants qua, mi sembrano cuciti molto bene, quindi vediamo se mi vanno. Il tessuto è diciamo un cotone semplicissimo, un cotone anche abbastanza, cioè spesso ma morbido, quindi dovrebbero essere comodi. Allora, come temevo, questi pantaloni non mi stanno. La lunghezza è perfetta, però come vedete mi tirano molto nei fianchi. Io purtroppo ho i fianchi larghi e la vita stretta, quindi nella vita mi stanno larghi. Cioè mi stanno proprio larghi, e invece mi stringono nei fianchi. Peccato, perché sono veramente fatti bene, non sono minimamente elasticizzati, quindi questo problema con me c'è. Però se voi avete i fianchi un pochino più stretti probabilmente vi va benissimo, cioè il modello è fatto bene, è cucito bene, sono comodi, freschi, e quindi mi dispiace tantissimo perché erano veramente belli. È vero che stiamo andando verso la primavera estate, però io comunque ho preso ancora delle cose che sono da mezza stagione, perché qui non si capisce, un giorno c'è sole, un giorno piove, un giorno è freddissimo, soprattutto di sera è freddo. Questo lo avevo puntato da un po' e spero mi vada, anche se come lo sto vedendo adesso un pochino mi lascia perplessa. Comunque era praticamente un maglioncino crop,
Anche questo mi sembra un po' tanto crop, però potrebbe stare molto bene con i pantaloni stretti. Ed è proprio un maglioncino, vedete, sottilissimo, di quelli che potete utilizzare magari anche d'estate se la sera fa freddo, perché essendo crop con un pantaloncino a vita alta, una gonna, lo potete mettere su. E mi piace tanto il modello perché ha la manica un pochino stretta nel polso, però è larga nel braccio, quindi dovrebbe fare un po' l'effetto palloncino. Il tessuto è estremamente morbido, penso si veda, cioè, vabbè, ok, forse non si vede tanto perché è nero, ma non vedo l'ora di provarlo. Spero non sia troppo corto, perché mi sembra troppo corto, come la felpa. Però è veramente morbidissimo, quindi lo faremo funzionare. Il maglioncino, come temevo, è corto quanto la felpa. Però in questo caso non mi dà così tanto fastidio, perché non essendo stretto, posso metterci sotto delle magliette un po' più lunghe, che anche se escono ci stanno bene. Il tessuto è bellissimo, cioè, vi giuro, non vorrei più togliermelo. Questo approvatissimo, cioè, va bene che è corto, non lo volevo così corto, però comunque mi piace, ve lo consiglio. Ho preso un completo per far ginnastica, insomma. Questo mi attirava tanto, non tanto cioè per il completo in sé, ma per il pantalone. Però visto che aveva anche la maglia, ero ancora più contenta perché costava poco, aveva due pezzi. Allora, in pratica ha la vita molto molto alta ed è un pantalone semplice nero con questa cucitura che ovviamente vedrete meglio da indossata. Quello che mi piaceva è appunto sia il fatto che la vita è altissima, e a me piacciono molto i pantaloni con la vita alta perché sono più comodi, e poi dalle foto mi sembrava appunto questo tessuto un po' tecnico, lucido. Io odio i tessuti ruvidi, mi piacciono i completi tipo quelli di Ocean's Apart che hanno il tessuto effetto calzamaglia però bello spesso, altrimenti mi piace questo tessuto qui, un po' lucidino. Per molti magari può essere scomodo, ma io lo trovo comodissimo perché è molto elastico e non si muove. Mi sembra un po' sottile, sinceramente, perché io di solito compro i modelli di H&M e hanno un bel tessuto spesso, quindi cioè si sente che sono fatti bene. Questo è fatto bene, però è un po' leggerino. E sopra c'era la maglia, che era molto molto carina. Infatti questa mi è piaciuta un sacco, spero non sia larga. Così, semplice, sempre dello stesso tessuto, che dietro però ha questo dettaglio incrociato con la schiena un po' scoperta. Ovviamente appunto si vedrà meglio indossato, ma era veramente carino. E comunque il prezzo per un set era molto basso, quindi ho voluto provare, perché se la qualità è buona magari posso provare qualche altro modello. Avevo già acquistato dei modelli da palestra su Shein, però avevano un tessuto diverso, appunto quello un po' ruvido che non mi fa impazzire, e quindi non mi erano piaciuti troppo, cioè erano molto comodi come modelli, però il tessuto non mi piaceva. Invece qui mi piace molto il tessuto, quindi spero che siano comodi. Sono piacevolmente sorpresa da questo completo. Vediamo se riesco a farvelo vedere tutto. Cioè, l'altezza è perfetta. Poteva essere anche più stretto, perché sinceramente avrei potuto prendere una taglia in meno forse, perché comunque, cioè, è giusto. Però magari muovendosi un po' può tendere a scendere. Io ovviamente ho il laccetto del reggiseno perché l'ho lasciato sotto, non c'avevo voglia di stare a fare le cose. Quindi è così, però è bello, cioè è proprio bello. Tra l'altro la maglia è comodissima, morbidissima, le maniche sono giuste. Diciamo che la prova squat non la supera del tutto, però se mettete una mutanda color carne non si vede. Ma poi questi leggings possono essere comodi anche in generale per uscire, perché sono tutti neri, vita alta, niente di che. Mi piace un sacco, cioè se lo trovo di altri colori lo compro anche di altri colori, perché è bellissimo. Poi, già vedete il colore, ho preso una felpa crop, anche questa, perché volevo una felpa appunto così da mettere con i pantaloni della tuta vita alta, e ha il laccio in vita. Il colore è ovviamente bellissimo, stupendo, è molto felpata, ho preso come vedete una taglia S, felpatissima, molto molto pesante, quindi dovrebbe essere estremamente calda, e la manica come sempre al polsino ed è un po' larga. Questa qui appunto dopo si stringe in vita, quindi speriamo che vada bene. Ci sono tantissimi di questi capi anche abbinati al pantalone, quindi potete fare felpa e pantalone, oppure ci sono direttamente i set. Io intanto ho voluto provare questo perché il pantalone di questo colore non lo metterei, quindi non aveva senso comprare un set. Però questo colore è bellissimo, il tessuto è bellissimo, quindi spero che vada bene, andiamolo a provare. E questa qui è la felpa perfetta da abbinare col completo, se andate in palestra e vi volete portare sopra una felpa, bellissima. No vabbè, io la userò proprio anche con i pantaloni della tuta, però cioè ci starebbe bene anche con il completo da palestra. È morbidissima, questa veramente c'è in un sacco di colori, e la potete stringere come volete, quindi la potete lasciare volendo anche
larga, se volete un modello largo. È stupenda, sono veramente contenta di averla presa e mi pare appunto che ci siano anche i pantaloni abbinati, quindi se volete abbinare due colori o fare il set dello stesso colore o cambiare taglie perché magari avete taglie diverse sopra e sotto, potete anche fare questo. Anche questo l'ho preso mia mamma, però anche questa cosa, se mi sta, ne compro un'altra per me, perché io e lei più o meno abbiamo la stessa taglia, quindi possiamo provare le stesse cose. È una tuta, mi attirava tantissimo, però avevo visto che aveva appunto questo tessuto un po' chiffon leggero, quindi vediamo. È una tuta con il pantalone ampio, con la vita stretta e l'incrocio davanti così, a V, super semplice, e poi ha il suo laccetto da legare in vita per fare il fiocco. Il tessuto appunto è molto leggero, quindi è primaverile estiva, cioè non è una tuta pesante, insomma, però potrebbe avere del potenziale. Ho preso di questa una taglia S, una 36. Allora, questa è la tuta, è molto bella, vi faccio vedere la parte sopra, bellissima, però è molto corta. Spiegatemi qual è il senso di questa lunghezza, cioè doveva essere almeno 10 cm più lunga. Questa secondo me o è corta o è lunga, cioè questa è una via di mezzo, è tipo un pantalone a tre quarti, un pinocchietto, non so. Cioè, secondo me la tuta o è lunga o è corta, la via di mezzo così non mi sconquinfra tanto. Però se vi piace la lunghezza, e io sono alto 1,62 per regolarvi, se vi piace la lunghezza è bellissima perché è fatta veramente bene, il tessuto è leggero, è comoda, è un po' scomodo da infilare perché ovviamente non ha una cerniera ed è una tuta, però è una bella tuta, però è cortissima. Infine, ho preso un pigiama un po' più leggerino, primaverile. Allora, questo pigiamino è sempre per mia mamma, ma come per gli altri è un modello che mi piaceva tanto, quindi l'ho preso intanto a lei e poi vediamo. È un tessuto estremamente leggero, adesso non so se riesco a farvelo capire, però è una specie di cotone non elasticizzato, molto sottile, forse vedete appunto che si vede attraverso, è molto morbido, non male, molto fresco penso. E il pantalone allo stesso modo era proprio questo tessuto che cercavamo e quindi è questo modello qui con l'elastico in vita, il fiocchetto, con una fantasia bellissima secondo me, con questi fiori e la gamba ampia senza elastico in fondo, semplicissimo, cioè un semplice pigiama, però è molto carino, molto fresco, speriamo che sia anche comodo poi per dormirci ovviamente. Allora, anche il pigiamino è adorabile, cioè veramente, vabbè, è leggermente trasparente perché il tessuto è leggero, la M è perfetta perché sopra comunque è larga, cioè la maglietta sarebbe così, ma ovviamente la terrei dentro il pantalone. È estremamente comodo, leggerissimo, morbido, ma questo è perfetto. Veramente, ve lo consiglio. C'era tra l'altro di altre fantasie, non proprio questo modello, però se scorrete sotto ce ne sono tanti uguali ed è veramente fantastico, ve lo consiglio. Questa è una M e la vita è giusta, quindi se non lo volete troppo stretto vi consiglio una M. E poi tra l'altro io ho la vita di 63-64 cm, quindi se la M è giusta, la S sarebbe troppo stretta. Vi faccio vedere anche questo che in realtà è un accessorio così, un oggetto che ho voluto comprare ma perché mi serviva e ho visto che c'era lì e allora l'ho preso su Shein. È semplicemente un tappetino per il mouse con il poggia polso che si usa così, perché io ho sempre problemi al polso per stare con il mouse molto tempo davanti al computer e quindi mi sono presa questo tappetino. Niente di che, ha un bellissimo colore, qui è molto morbido, spero che serva a qualcosa, comunque ho preso anche questo. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi sia stato utile, come sempre se avete delle domande, dei commenti lasciatemeli pure qui sotto. Vi ricordo di iscrivervi al canale se vi va e di cliccare sulla campanella così sarete sempre aggiornati quando pubblico un nuovo video e lasciate un like se il video vi è piaciuto così supporterete il mio canale. E noi ci vediamo nel prossimo, ciao!